E bene a tutti, qui è Davide che vi parla. In questo video parleremo di tre acquisti praticamente ufficiali del campionato italiano. E niente, siamo sempre insieme al grandissimo Leon. Ciao ragazzi, ancora. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un bellissimo mi piace. E nulla, detto questo possiamo partire con il video. Eccoci qui, allora partiamo con un'ufficialità che in realtà già c'è da 3-4-5 giorni. Sto parlando di Insigne, che a giugno sarà un nuovo giocatore del Toronto. La cifra è di 5,7 diciamo milioni all'anno percepirà al Toronto, più i vari bonus, vabbè, di 4,5 milioni. Ma io volevo chiederti una cosa, caro Leo. Io volevo chiedere cosa ne pensavi, perché molti stanno dicendo che è un mercenario, non so, allora dimmi prima la tua, poi ti dico la mia. Allora, parliamoci chiaro, secondo me, cioè, per forza, tutti avrebbero accettato quell'offerta, cioè, ora ditemi chi rifiuterebbe quell'offerta del genere, dai. Ovvio. Secondo me, ecco. Ora, secondo me la colpa non è di Lorenzo Insigne, perché Insigne voleva rimanere al Napoli, aveva detto: io, siccome sto giocando bene, sto portando in alto il Napoli, vorrei almeno 4,5 milioni, però accetto anche 4 milioni. De Laurentiis dice: no, 3,5 milioni o te ne vai. Allora Insigne ha detto: 3,5 milioni non me li piglio, o mi alzi a 4 o me ne vado. E De Laurentiis ha detto: vattene. E si è trovata l'accordo con il Toronto, mettiamoci d'accordo, ecco, il Toronto Insigne non è che se l'è preso, beh, non è che se mo si è preso Insigne il Toronto la squadra più forte d'Europa, del mondo, ecco. Farà, a me dispiace di più per Insigne, farà la fine di Giovinco, a parer mio. Comunque però, diciamo che Insigne ha fatto una scelta di vita e non di fede, ecco. Quindi tu la tua già l'hai detta. Vabbè, l'abbiamo detto appunto, arriverà a giugno a Toronto, in Canada, e così diventerà anche il giocatore più pagato del Nord America. Andiamo a un altro accordo che interessa la squadra del buon Filippo Ferroni, la Fiorentina. Stiamo parlando di un Vice Vlahovic molto... Vice Vlahovic potrebbe essere titolare. Piontek, che è un nuovo giocatore della Fiorentina, sì. In prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni, 17 milioni, ancora si deve capire. Un buonissimo acquisto per la Fiorentina in attacco come Vice Vlahovic, ecco, perché Vlahovic, diciamo, è importante, intanto sì, Vlahovic è importante quando gioca con le squadre forti, ecco, con Napoli, ma magari Piontek quando gioca con la Salernitana, quando gioca con lo Spezia, col Genoa, col Cagliari, potrebbe giocare Piontek. Invece con le più forti, con le big, ma anche con le squadre di medio classifica, ad esempio il Sassuolo, l'Empoli, potrebbe giocare Vlahovic. Quindi è un buonissimo colpo da parte della Fiorentina, inaspettato, perché si parlava di un ritorno clamoroso al Genoa, e invece Piontek è un nuovo giocatore della Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni. E io ora ti voglio chiedere cosa ne pensi, ecco. Allora, se... mi viene da ridere. Scusate. Oddio. Sembra essersi ristabilizzato Leon. Ora diamoci la parola. Piontek Fiorentina, cosa ne pensi? Allora, sì, secondo me. Yeah.
Momento super strano tra amici. Bella, blocchiamo un attimo il video, poi quando si ripiglia. Allora, facciamolo parlare. Devi parlare, Piontek, cosa ne pensi? Allora. Basta! Ok. Ora potrebbe parlare esattamente Leon. Allora. Piontek, cosa ne secondo pensi? Secondo me, quello della Fiorentina è un ottimo colpo, strappato proprio all'ultimo secondo al Genoa. Mi spiace per loro, però ecco. Sono contento per Fili. L'indomani Vlahovic se ne dovrebbe bannare, sarebbe veramente un ottimo colpo della viola, appunto, di Piontek, che non vedevamo in Serie A da 3 anni. Sì, 2 anni, ecco, ha lasciato al Milan, il Milan gennaio, nel gennaio del 2020, come ricordiamo, mi pare 40 milioni tipo, è andato all'Hertha Berlino. Non mi ricordo. Mi pare 40 milioni, non so se sbaglio. Non mi ricordo, però comunque. Mi sa di sì. È un buonissimo acquisto da parte della Fiorentina. Veramente ottimo, sì. Soprattutto per l'operazione. In l'indomani dovrebbe Vlahovic lasciare la Fiorentina, sarebbe veramente ottimo. Soprattutto per l'operazione di mercato che la Fiorentina ha attuato per questo giocatore, ecco. Sì. Andiamo all'ultimo, il più importante, più che sì. Proprio in queste ultime ore, non c'è ancora l'ufficialità, ma ormai è fatta. Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma. Arriva in prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto tra i 15 e i 18 milioni. Io ora mi chiedo quanto fa 15 e 18? No, sto scherzando. Con diritto di riscatto appunto tra i 15 e i 18 milioni, un buonissimo acquisto da parte della Roma, anche se a parer mio, per la Roma serviva più un centrocampista di esperienza, perché ecco, concordo con te, perché ecco, Oliveira un buon giocatore, ma non è proprio quel giocatore che ti ribalta le partite, che ti fa salire, ti fa andare in Champions League. È comunque un buon giocatore, ma a parer mio, ad esempio, un giocatore che tipo come Zambanguissà, ad esempio Zaccaria a gennaio a centrocampo per la Roma è perfetto, ecco. Se n'era anche parlato di Zaccaria a Roma, però hanno lasciato perdere, e Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma praticamente. Ora ti chiedo cosa ne pensi. Allora, secondo me sì, è quasi fatta. È buon colpo per loro, ottimo. Sì, serviva, come hai detto tu, un centrocampista. Ad esempio Zaccaria, appunto, gli poteva servire di più, secondo me. Che tra l'altro anche la Juve è in trattativa. Se lo prende, se la Juve dovrebbe prendere questo giocatore, sarei molto contento. Sarebbe un ottimo colpo, direi. Per la Roma sì, buon colpo. Tra l'altro brutto ricordo per me, gli juventini che ci ha eliminato appunto l'anno scorso in Champions, quindi messi a tira proprio nostra, veramente al 100%. E comunque sì, buon colpo, però la Roma gli serviva un altro tipo di giocatore, come per esempio, come ha detto te, Zaccaria, proprio perfetto sarebbe stato per loro, al 100%. Anche perché a centrocampo la Roma è messa malissimo. Va bene, questo secondo video di giornata con Leon si è concluso. Noi ci vediamo domani, sì, 9 gennaio, con video insomma delle partite di Serie A, però prima ovviamente le bombe di mercato che usciranno in questi giorni. Detto questo, non ci salutiamo, il video è già durato abbastanza e niente, anche Leon vi saluta, voi non lo vedete, ciao ragazzi, ve lo faccio vedere al carissimo Leon, non so se si vede, eccolo qui. Ciao ragazzi, ci vediamo, bella a tutti.